A questo punto do il benvenuto alla Ministra Lamorgese, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito, cedendole la parola. Prego. Grazie Presidente, onorevoli componenti della Commissione, ringrazio il Presidente Invernizzi per avermi invitato a condividere con voi alcuni aspetti del rapporto tra attuazione del federalismo fiscale ed enti locali che coinvolgono nel Ministero dell'Interno. Dopo una rapida panoramica introduttiva, esporrò le principali questioni da risolvere per la traduzione in pratica del federalismo fiscale. Poi mi concentrerò sul federalismo fiscale degli enti locali, distinguendo le problematiche dei comuni, delle province e delle città metropolitane. E mi soffermerò anche brevemente sul ruolo del Ministero dell'Interno nella realizzazione del federalismo fiscale e infine, per connessione di materia, fornirò indicazioni sugli investimenti coinvolgenti il Ministero dell'Interno a favore degli enti locali previsto dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. L'esperienza di questi anni in ordine al processo di traduzione del federalismo fiscale innescato dalla riforma del titolo V della Costituzione ha reso evidente che si tratta di una transizione estremamente complessa per diverse motivazioni. Una prima fonte di complessità deriva dalla metamorfosi qualitativa insita nella nuova disciplina dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali, come delineato dalla legge 42 del 2009, che si basa sul superamento del sistema della finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti territoriali nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. Già solo per questa ragione l'attuazione del federalismo fiscale sarebbe una riforma di prima grandezza, ma questa difficoltà di ordine generale se ne aggiunge un'altra particolare che concerne l'esigenza di individuare le risorse necessarie in presenza di una situazione quale quella degli enti territoriali in Italia, connotata da caratteristiche geografiche, dimensionali, demografiche ed economiche differenti. Ed è evidente che tale disomogeneità territoriale va tenuta conto per rendere sostenibile un sistema di finanziamento degli enti territoriali che sia ispirato al federalismo fiscale e al contempo resti saldamente ancorato all'attuazione dei principi di solidarietà e promozione della coesione sociale. In questo processo va tenuto conto della situazione economica complessiva dell'economia del Paese che negli ultimi 10 anni ha imposto al legislatore pesanti riduzioni della spesa pubblica, il reperimento di risorse aggiuntive. Queste politiche di austerità hanno avuto un impatto ovviamente anche sull'attuazione del federalismo fiscale. In questo senso mi limito a ricordare la sovrapposizione cronologica tra l'attuazione della riforma e la riforma costituzionale del 2012 che ha introdotto nell'ordinamento i principi di pareggio di bilancio per lo Stato e per le pubbliche amministrazioni e dunque anche per gli enti territoriali chiamati a concorrere alla complessiva sostenibilità delle finanze pubbliche. Anche la relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione del federalismo fiscale, approvata da questa Commissione nel 2018, ha riconosciuto che un aspetto rilevante nella definizione dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali è costituito dalla variabilità protrattasi in questi ultimi anni dei relativi rapporti finanziari che ha determinato un elemento di incertezza introducendo variazioni del potere di entrata e di spesa degli enti territoriali. Oltre a ciò non ho bisogno di sottolineare quanto incida in termini di attuazione della riforma e di reperimento delle risorse il tema della pandemia e dei suoi effetti economici che il governo è impegnato a superare. Infine hanno sortito un impatto oggettivamente condizionante anche per le molte tecnicalità della legge delega 42 del 2009 che necessariamente deve mettere mano a un complesso
processo normativo stratificato da anni e fondato su una diversa impostazione. Faccio riferimento ad esempio al fatto che la piena attuazione della legge presuppone una compiuta armonizzazione non solo tra i molteplici interventi normativi, anche di rango secondario, ma anche tra questi ultimi e quelli che devono essere ancora adottati. Come si intuisce, la concreta attuazione della riforma presuppone una notevole complessità tecnica, l'esigenza di un dialogo costruttivo tra i diversi livelli di governo all'insegna del principio di leale collaborazione. Non c'è dubbio, infatti, che per assicurare la condivisione degli obiettivi di finanza pubblica e il bilanciamento tra la tutela degli equilibri finanziari e la garanzia dei diritti costituzionali e delle autonomie territoriali, occorre valorizzare le istanze di coordinamento, cioè gli organi per il coordinamento finanziario specificamente previsti dalla legge, ivi compreso il sistema delle conferenze esistenti nel nostro ordinamento, conferenze Stato-Regioni, conferenze Stato-Città, conferenze unificata e, come dirò più avanti, anche un lavoro di raccordo interistituzionale che attende al Ministero dell'Interno come una delle sue attribuzioni tradizionalmente previste. Per quanto concerne gli enti locali, l'idea ispiratrice del federalismo fiscale è che il rapporto tra governanti e cittadini realizzato nelle istituzioni locali sia in grado di garantire due vantaggi: una maggiore efficienza nella spesa pubblica e una migliore trasparenza, con un effetto benefico sul piano del controllo democratico delle scelte politiche. In sostanza, un modo come responsabilizzare la classe dirigente sul fronte della spesa e della gestione delle entrate. In tale contesto, un punto qualificante della riforma è il superamento del criterio della spesa storica, antiquato, deresponsabilizzante, sostituito dall'attribuzione agli enti territoriali di entrate proprie e di risorse di carattere perequativo. La messa a regime di questo meccanismo presuppone l'individuazione di fabbisogni standard al fine di consentire il finanziamento integrale dei livelli essenziali dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, così da garantire a tutti gli enti territoriali le risorse necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali. La realizzazione di tale disegno si è rivelata effettivamente estremamente complessa e mostra ancora oggi un grado di avanzamento diverso a secondo che si faccia riferimento ai comuni, alle province o alle città metropolitane. Parliamo ora del federalismo fiscale dei comuni. Attualmente il disegno federalista risulta più avanzato con riferimento ai comuni, per i quali fin dal 2011 è stata effettuata la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali con l'attribuzione di gran parte del gettito dell'imposta municipale propria, l'IMU, ed è stato altresì introdotto un fondo perequativo, il Fondo di Solidarietà Comunale, basato su due pilastri costituiti dal fabbisogno standard e quindi necessarie per garantire il livello essenziale dei servizi fondamentali a favore della comunità locale e dalle capacità fiscali, che sono delle risorse proprie disponibili. A partire dal 2015 le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale sono state ripartite con gradualità e in misura via via crescente sulla base della differenza tra fabbisogno standard di ciascun ente e capacità fiscale del medesimo ente. La percentuale del Fondo Solidarietà Comunale destinata a coprire la differenza tra fabbisogni e capacità fiscali, già giunta al 55% per il 2021, è destinata a crescere ulteriormente in ragione del 5% l'anno, fino a raggiungere il 100% a decorrere dall'anno 2030. A tale data, per attendere alle funzioni fondamentali, la componente perequativa a favore degli enti locali sarà basata e modulata sull'eventuale divario tra il livello delle prestazioni e le risorse disponibili degli enti. Va osservato che il meccanismo perequativo realizzato con il Fondo di Solidarietà Comunale tra il 2015 e il 2020 si discosta per diversi aspetti dal modello del fondo perequativo previsto per i comuni dalla richiamata legge, cioè la 42 del 2009.
In particolare, i fattori di allontanamento dal modello riguardano essenzialmente: 1. Le fonti di alimentazione, in quanto mentre il fondo previsto dalla legge 42 del 2009 è a carico della fiscalità generale, essendo alimentato con tutte le risorse tributarie, quello effettivamente realizzato, cioè il fondo di solidarietà comunale, è alimentato unicamente dall'IMU comunale. Inoltre, le modalità di riparto, anche questo è uno dei fattori di allontanamento, in quanto la legge 42 prevede che il riparto avvenga anche sulla base di indicatori di fabbisogno. Il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato considerando i fabbisogni standard, calcolati unicamente sulle spese correnti, il che si limita a riprodurre i costi senza pervenire alla quantificazione prospettica delle infrastrutture necessarie per erogare dati livelli di servizi e prestazioni. E ha inoltre la mancata individuazione dei livelli essenziali dell'EP, che pure era prevista come essenziale dalla legge 42. Inoltre, al fine di evitare che gli enti locali fossero penalizzati dalla mancata attuazione del federalismo fiscale e quindi per attenuare le criticità evidenziate ora e ridurre le differenze tra il progetto federalista municipale e delineato dalla legge delega e la sua concreta attuazione, il legislatore è intervenuto nell'ultimo biennio con modifiche normative mirate ad avviare la graduale individuazione dei LEP, a dare impulso alla perequazione infrastrutturale e ad accrescere le risorse destinate alle tipologie di comuni fino ad allora maggiormente penalizzati. In particolare, con la legge di bilancio per il 2021 è stato stabilito che una quota incrementale e crescente di risorse del Fondo di solidarietà comunale, da circa 216 milioni per l'anno 2021 fino a circa 651 milioni annui a decorrere dal 2030, sia destinata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per i quali è stata accertata l'esistenza di forti squilibri territoriali. Inoltre, nella seduta della Conferenza Stato-Città-Autonomia Locale dello scorso 22 giugno scorso, è stata approvata l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzazione delle risorse da destinare allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni, regioni e a statuto ordinario. Sulla base di tali parametri sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale previste dalla legge di bilancio per il 2021. Tutto ciò consentirà di riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi sociali e i comuni potranno pertanto fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze della collettività. Inoltre, questa modalità consentirà di rendere più equilibrata la spesa dei comuni, assicurando maggiori erogazioni per lo sviluppo delle funzioni di welfare che saranno sottoposte a monitoraggio. La stessa legge di bilancio per il 2021 ha anche previsto che risorse del Fondo di solidarietà comunale siano destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario delle regioni Sicilia e Sardegna per aumentare il numero dei posti disponibili negli asili nido. Più in dettaglio, si tratta di circa 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 per l'anno 2023, 200 per il 2024, 250 per il 2025, 300 milioni a decorrere dal 2026. Per quanto riguarda l'iter procedurale relativo alla definizione dei criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale,
2021, ricordo che il 18 dicembre 2020 è stato avviato il confronto tecnico in sede di conferenza Stato, città e autonomie locali tra le amministrazioni interessate e l'ANCI sui criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021. Il successivo 22 dicembre sono stati condivisi dal tavolo tecnico sia l'ipotesi di riparto che la nota metodologica sui criteri di distribuzione, su cui si è espresso positivamente anche la Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Nella seduta della conferenza Stato-Città del 12 gennaio 2021 è stato raggiunto l'accordo sui criteri di formazione e riparto del fondo per l'anno 2021, formalizzatosi poi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2021. Per facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2021 per ciascun comune sono stati resi disponibili sul sito del nostro Ministero del Dipartimento Affari Interni e Territoriali i dati relativi all'assegnazione finale corredati da un'analitica illustrazione delle diverse componenti del fondo che determinano poi l'attribuzione complessiva delle risorse. Circa l'ammontare delle risorse e gli enti destinatari, la dotazione lorda del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 è stabilita nell'importo di circa 6 miliardi e 616 milioni di euro, al quale si sommano i contributi aggiuntivi pari a oltre 307 milioni di euro per un'assegnazione complessiva di 6,9 miliardi. Sono risultati assegnatari del fondo 6.847 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla regione siciliana, alla regione Sardegna, mentre 485 comuni non sono stati destinatari di risorse per carenza di presupposti, come i comuni a vocazione turistica, con ingenti entrate tributarie legate alla presenza sul proprio territorio di seconde case. In base alla normativa vigente, il Ministero dell'Interno provvede ad erogare quanto spettante a ciascun comune a titolo di fondo di solidarietà comunale in due rate da corrispondere a maggio e a ottobre 2021, di cui la prima pari al 66% e comunque nei limiti della disponibilità di cassa. Il pagamento della prima rata 2021 è avvenuto dal 28 aprile scorso. Hanno ricevuto la prima rata ben 6.643 comuni per un importo complessivo di 4,4 miliardi della dotazione finanziaria del fondo. I rimanenti 204 comuni che ad oggi non sono risultati destinatari del primo pagamento sono quelli assoggettati al blocco dei trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti dal Ministero dell'Interno a seguito di specifiche disposizioni di legge, ad esempio per mancato adempimento agli obblighi di invio di bilancio alla banca dati amministrazioni pubbliche o dei questionari sui fabbisogni standard. La seconda rata per la parte residua e nei limiti delle assegnazioni a cura del MEF dovrà essere ripartita entro il 31 ottobre 2021. Ricordo anche che l'articolo 3,1 del decreto legge 78 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'Interno entro il 31 marzo di ciascun anno disponga il pagamento in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla regione siciliana, alla Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di ciascun comune contabilizzate nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposte municipale propria. L'anticipazione costituisce un fondamentale strumento per garantire la necessaria liquidità ai comuni nelle more della riscossione della prima rata dell'IMU. Tale anticipazione è stata erogata il 5 marzo 2021 ai comuni delle regioni a statuto ordinario Sicilia e Sardegna per un importo complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro ed è stata recuperata dall'imposta municipale propria nei confronti dei singoli comuni a partire dal 1 giugno scorso da parte delle agenzie delle entrate.
Parlerò ora del federalismo fiscale di province e città metropolitane e osservo come il federalismo fiscale previsto dalla legge 42 sia ancora allo stato iniziale, in quanto il fondo realizzato, fondo sperimentale di riequilibrio, non presenta carattere perequativo. Inoltre, può dirsi avviata la procedura per il calcolo dei fabbisogni standard mediante compilazione dei questionari occorrenti per la raccolta dei necessari dati statistici a cura della SOSE SPA, che è la società partecipata dal MEF e dalla Banca d'Italia e deputata al calcolo dei fabbisogni standard. Per dare impulso al federalismo provinciale, la legge di bilancio 2021 ha previsto che a decorrere dall'anno 2022 i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscano in due specifici fondi da ripartire sulla base dell'istruttoria che viene condotta dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto delle differenze tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, al fine di introdurre un elemento di perequazione. Proprio alla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, istituita presso il MEF, quale organo tecnico rappresentativo delle associazioni, degli enti locali e delle amministrazioni centrali coinvolte, incluso il Ministero dell'Interno, è stato affidato un ruolo centrale non solo come avveniva in precedenza nella validazione dei fabbisogni standard, ma anche nella determinazione della capacità fiscale di comuni, province e città metropolitane e dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ora sottoposti al suo preventivo parere tecnico, quindi parliamo sempre della Commissione Tecnica del MEF. Si può ritenere quindi che le modifiche normative più recenti abbiano un po' rivitalizzato l'iter attuativo del federalismo fiscale, individuando nella Commissione Tecnica effettivamente lo snodo fondamentale per il percorso federalista e il luogo privilegiato di confronto sullo stato di attuazione della legge delega. Delineato quindi brevemente il sistema del federalismo fiscale degli enti locali, vorrei ora ricordare in breve qual è il ruolo del Ministero dell'Interno nel complessivo quadro che abbiamo adesso esposto. Le funzioni essenzialmente del Ministero si esplicano sul terreno della finanza locale. Più specificamente, i compiti del Ministero dell'Interno si possono sintetizzare precisando che la finanza locale cura i piani di riparto del Fondo di solidarietà comunale, l'attività istituzionale in sede di conferenza Stato-Città che siede presso il Ministero dell'Interno, in vista del raggiungimento delle prescritte intese che poi vengono concretizzate in appositi provvedimenti, anche come quello che dicevo prima del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'erogazione delle risorse agli enti locali beneficiari relativamente al federalismo fiscale. Si tratta dunque di funzioni che sono eminentemente di carattere tecnico, che intervengono in momenti diversi del processo decisionale relativo al finanziamento degli enti locali. Tutte le funzioni hanno una comune matrice nell'individuazione del Ministero dell'Interno quale punto di riferimento per indispensabile raccordo istituzionale tra il centro e la periferia ai fini della piena valorizzazione delle autonomie locali. In questa prospettiva non è causale il fatto che, in concomitanza con la ripresa del processo di realizzazione del federalismo fiscale, sia stato avviato il lavoro di riforma dell'ordinamento degli enti locali, che esso infatti, che ormai era abbastanza datato, perché parliamo di 20 anni fa, risale a oltre 20 anni fa. Esiste uno stretto legame tra il sistema istituzionale degli enti locali, cioè comuni, province, città metropolitane e federalismo fiscale, nel senso che un sistema istituzionale più forte consente una migliore anche realizzazione dell'autonomia finanziaria.
Per questa ragione ho istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Interno che ha elaborato, che ha consegnato un ottimo lavoro, ha elaborato un progetto di legge delega al governo e contenente una revisione un po' di alcune norme datate del testo unico enti locali che a 20 anni dalla sua entrata in vigore e a 10 anni circa dalla riforma del titolo V necessita effettivamente di alcuni specifici miglioramenti e adeguamenti. E infine, la ripresa del processo di attuazione del federalismo fiscale coincide cronologicamente e si intreccia con il varo e l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che costituisce una fondamentale opportunità di crescita per il nostro Paese e ovviamente anche per gli enti locali. Il PNRR prevede che tra le riforme del sistema fiscale vi sia anche la traduzione in pratica del federalismo fiscale come previsto dalla legge 42. Con riferimento alle missioni e agli obiettivi previsti dal PNRR, vorrei ricordare quelli che hanno un impatto sugli enti territoriali e coinvolgono conseguentemente il Ministero dell'Interno. La prima missione è la rivoluzione verde, transizione ecologica, l'obiettivo C4 investimento 2.2, che prevede contributi ai comuni per la resilienza, la valorizzazione del territorio, l'efficienza energetica dei comuni, lo stanziamento in questo caso è pari a 6 miliardi di euro. La missione 4, che è l'istruzione e ricerca, piano per asili, nido, scuole dell'infanzia, e lo stanziamento è previsto per 4,6 miliardi di euro. Poi abbiamo la missione inclusione e coesione, che prevede contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, e anche qui è uno stanziamento abbastanza sostanzioso perché parliamo di 3,3 miliardi di euro. E oltre a quest'ultimo, nel quadro dell'obiettivo C2 è previsto anche l'investimento relativo ai piani urbani con una dotazione di 2,92 miliardi di euro. L'importante afflusso di risorse legato al Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza non mancherà certamente di contribuire al rilancio del nostro Paese e alla funzionalità complessiva degli enti territoriali. Come ultimo punto vorrei ricordare ulteriori trasferimenti operati dal Ministero dell'Interno a favore degli enti locali nel 2021, cioè ad oggi. Non si tratta di risorse strettamente collegate all'attuazione del federalismo fiscale, ma fornisco alcuni elementi che possono essere utili e che testimoniano l'entità dello sforzo finanziario, ma anche amministrativo, perché poi viene tutto curato dalla finanza locale con la tempestività necessaria. È davvero, devo dire, senza precedenti, che è stato dispiegato dal Ministero dell'Interno per sostenere gli enti locali in questo periodo difficile. Si tratta di risorse previste da varie norme che si possono raggruppare in due ambiti precisi: le esigenze connesse al Covid-19 e quelle per i comuni in sofferenza finanziaria o economicamente svantaggiati. Il primo, cioè quello, parliamo del Covid, comprende un insieme di fondi aventi per lo più una finalità ristorativa delle minori entrate tributarie dei comuni dovute alla pandemia e integranti misure urgenti di solidarietà alimentari o di sostegno alle famiglie. E voi pensate che noi in 3 giorni siamo stati in grado di distribuire risorse ingentissime a tutti i comuni con uno sforzo davvero senza precedenti da parte degli uffici della finanza locale. Il secondo concerne contributi destinati ai comuni in dissesto e riequilibrio finanziario, e con riguardo a questo insieme di risorse ricordo il riparto avvenuto con decreto ministeriale del 24 giugno scorso del fondo di 600 milioni di euro ai comuni come ristoro della riduzione della Tari relativa al 2021 per le categorie le cui attività economiche sono state interessate da chiusure e restrizioni. È stato recentemente anche disposto il primo riparto
pari a 250 milioni di euro del Fondo Ristoro 2021 di complessivi 350 per le minori entrate sempre derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno. Con decreto ministeriale del 24 giugno è stato ripartito il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Rammento inoltre il riparto dell'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021. E anche qui vorrei dire che con decreto del 14 aprile scorso è stato disposto il riparto di un acconto pari a 220 milioni di euro, di cui 200 in favore dei comuni e 20 in favore delle province e delle città metropolitane. Lo scorso 14 luglio è stata acquisita, quindi davvero qualche giorno fa, è stata acquisita l'intesa in sede di conferenza Stato-Città relativa all'attribuzione del saldo dell'incremento di questo fondo pari a complessivi 1.280 milioni di euro, di cui 1.150 in favore dei comuni e 130 a beneficio delle città metropolitane e delle province. Con riguardo al secondo aggregato di risorse relative alle misure di sostegno agli enti locali in difficoltà finanziaria, mi limito a ricordare che un decreto ministeriale del 16 aprile scorso si è proceduto a ripartire l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni per l'anno 2022, in favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario con piano di risanamento approvato e in corso di attuazione. Queste risorse finanziarie ingenti testimoniano l'impegno dello Stato a sostenere anche in questa difficile situazione le amministrazioni locali e vanno a garantire certamente una maggiore efficacia nei servizi offerti alle comunità. Nell'avviarmi alla conclusione vorrei condividere alcune considerazioni finali. In Italia ha prevalso storicamente un sistema accentrato di finanza locale. Abbiamo visto che i sistemi accentrati sono economicamente inefficienti in quanto fondato sui criteri di trasferimenti ancorati alla spesa storica. Ma va anche detto che i sistemi fiscali rigidamente federalisti non sono esenti da difetti, che possono però essere corretti mediante meccanismi di perequazione e di coordinamento. In altri termini, occorre che tra finanza statale e finanza locale ci sia non già separatezza, bensì coordinamento di obiettivi e di strumenti. Inoltre, fermo restando il principio dell'autonomia di entrata, è essenziale che lo Stato effettui i trasferimenti di risorse con finalità perequative alle comunità territoriali più povere per metterle in grado di svolgere le proprie funzioni. L'attuazione del federalismo fiscale, specie nella dimensione della finanza locale, che è poi quella più vicina alle attribuzioni del Ministero dell'Interno, ha un percorso complesso. Tuttavia, al di là dell'ovvio auspicio di una rapida implementazione dei profili ancora non compiutamente definiti, non si può non riconoscere che un significativo progresso rispetto al precedente assetto è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile definire un sistema delle autonomie e un meccanismo di finanziamento che sia stabile, coerente con i criteri di efficienza economica, con i principi solidaristici della Carta Costituzionale e che soprattutto ponga gli enti locali in grado di adempiere le proprie funzioni secondo i bisogni e le aspettative dei cittadini. Grazie Presidente, io ho terminato.